Ciao cari amici followers e benvenuti in questo nuovo video. Dovevamo vederci da un po' di tempo, ma non mi sono mica dimenticato di voi. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti quanti. Mi mandate i messaggi su Facebook. Siete uno più positivo degli altri. Ve ne sono davvero grato. Questa sera siamo in un video intrattenimento molto semplice. Nessuna challenge, nessuno sforzo, niente, ma in fin dei conti sforzi non ne ho fatti mai da quando sono su YouTube. Sarebbe contrario all'ottica mia, non challenge, ma arrivare fin dove si può, fin dove uno ce la fa. Sono alle prese questa sera con due pucce salentine. Spero che si dica bene pucce. La puccia salentina è questo mitico panino che ho riempito con salame ungherese. Sono molto calde, le faccio raffreddare un po'. Mentre vi dico una cosa molto importante, vi chiedo un aiuto. Qualora qualcuno sia al corrente, qualcuno di voi, come spesso mi segnalate nel caso di cyberbullismo, nel caso di cose più gravi, e ve ne sono davvero riconoscente, tengo sempre molta attenzione a quanto voi mi dite e condivido prontamente con le persone a me care, con le persone intorno a me, per la mia sicurezza, per la sicurezza di chi mi vuole bene. Qualora siate al corrente, non perdo il filo del discorso, di un canale YouTube che pubblica i miei video in toto, cioè per intero, mettendovi dei sottotitoli, vi chiedo cortesemente di farmi avere il link. Chi di voi ci riesce a farmi avere il link, farmi giungere cioè ad una conoscenza di questo canale YouTube, perché io lo possa segnalare alla puntualissima YouTube Italia, che è sempre disposta a risolvere i problemi di noi creator ed è molto impegnata anche nel sapere come vanno le cose, come stiamo procedendo, come stiamo in salute. Quindi non esistono le Cayman qui su YouTube. Vi prego pertanto di segnalarmi chi pubblica rubandomi il video in toto, mettendoci dei sottotitoli non autorizzati da me medesimo. Mi raccomando ragazzi, cercate di aiutarmi. Intanto io azzanno per tutti quanti noi la prima puccia salentina con meraviglioso salame ungherese. Un buono spuntino, una buona cena anche a voi. Sentiamo il profumo, un profumo meraviglioso. Fino a qualche tempo fa avrei detto odore, ora invece sto cercando di raffinare un po' i termini, cercando di entrare in più nella metodologia, nella terminologia esatta di quello di cui sto cercando di occuparmi in maniera semplice e profana, non come certo i grandi Mark Hunes o Food Rangers, i due più grandi YouTubers che si occupano di cibo ai massimi livelli, o anche come un canale molto bello, Settime, dove oggi faceva vedere addirittura la cottura di un bue, di un bisonte enorme, strepitosa quella carne che si è vista. Magari ce l'avessi avuta io a portata di mano. Bando alle ciance, puccia salentina con salame ungherese che intanto sbrodola un po'. Thank you.
molto buona la puccia salentina. Guardate come strapiena, è ripiena proprio al massimo. Meno male, avevo una grande fame. Dedico questo video ai tre ragazzi che ho incontrato oggi in un'area di sosta benzina e che si sono voluti, due dei quali si sono voluti fare il selfie con me. Il terzo era un po' titubante, un po' indeciso. Io naturalmente sono stato a posto mio. Lo dedico a voi. Ragazzi, vi ringrazio che mi seguite, me lo avete anche detto con un certo orgoglio, mi è sembrato di cogliere almeno in uno di voi nelle sue parole. Vi ringrazio, vi dedico questo video. Che spettacolo! Seconda puccia con salame ungherese. Dall'incredibile aroma, dall'incredibile profumo.
Poi il salame ungherese, quando viene scaldato al forno, emana un profumo davvero succulento, diventa buonissimo quando viene leggermente abbrustolito. Ma guardate com'è piena, è qualcosa di incredibile. Quando mi chino e sto in silenzio, quando mi chino su quello che mangio, perché vuol dire che apprezzo, e il silenzio quando si mangia è una virtù. Anche se io in questo momento devo condividere per mia scelta questo momento con voi, perché mi rende felice. C'è quel sapore di aglio nel salame ungherese che lo rende un alimento, per chi ama l'aglio, unico. Ne migliora notevolmente l'aroma. Termine giusto, azzeccato quasi subito. Che buona la parte abbrustolita, quella più cotta, indubbiamente la più aromatica. Ancora.
Va bene, vi ringrazio tante della compagnia. Speriamo di rivederci presto. Ringrazio te che ti sei iscritto in questo momento e stai vedendo il video nuovo. Mi raccomando, qualora tu non sei iscritto, iscriviti al canale, lascia un tuo commento, puntualmente non dimenticarti il tuo like, e a tutti quanti voi sempre un ringraziamento per la vostra importante visualizzazione. Arrivederci alla prossima da YouTube anche io. Ciao, in gamba.